pezzo oggi, un pezzo domani, è un rosicchiamento del fronte continuo. Ma che rosicchiamento del fronte? Sono là fermi, tedeschi e francesi, uno di fronte all'altro, e nessuna voglia di muoversi. Aspetta, aspetta, vedrai quando cominciano. E allora sai cosa? Noi ne stiamo fuori a guardare e a vendergli roba a tutti e ci facciamo una bella pacca di soldi. Meglio che stai attento a come parli. In ogni modo l'Italia fascista è forte e preparata a qualsiasi evenienza. Thank you.
Il fruttivendolo qua vicino mi ha detto che questa casa è in vendita. Questa qui era la casa dei signori Partibon, i vecchi Partibon. E a chi appartiene adesso? Poi dopo i Partibon l'hanno venduta ai conti Pessina, quelli di Vittorio Veneto, che però non ci abitano mica. Forse la vogliono vendere, perché così com'è va in rovina. Ma è meglio che lei domandi a loro. Non mica il conte, sa, lui è un po' via quella mente, ma magari alla contessa, che era tanto amica della signora Elisabetta, che sarebbe poi la signora Elisabetta Partibon, la mamma del pittore Paolo Partibon, quella che è morta quasi 2 anni fa, pace l'anima sua, poveretta, era tanto una signora distinta. Lei viene da Roma, vero? Lo domando perché l'altra settimana sono venuti 2 signori da Roma che gli interessava la casa per comprarla. Hanno detto che li mandava il ministro Fasola. Lei non sa dove... Sa quello che tanto fascista. I signori Partibon, i giovani, sa dove abitano adesso? Credo che sono andati a stare in campagna. A Venezia è restata solamente la signorina Ersilia, che è sempre stata ad abitare a casa sua, a San Lio. Che tu voglia fare il tuo dovere, Ruggero, è ovvio, è scontato, sei un tava. I sentimenti poi non si discutono. Ma di cosa mi stai parlando? In sostanza, perché sei venuta a trovarmi dopo tanto tempo? Scambio di idee, valutazione obiettiva delle cose. Ora sei in congedo temporaneo, non è escluso che tuo zio generale Tava ci abbia messo una parola, perché tu possa approfittarne, mettere a posto i tuoi affari privati prima di un nuovo richiamo alle armi. È assiomatico. Tua moglie se ne sta per conto suo, in quanto sa che hai una liaison con un'altra donna. Non ti chiedo neppure chi quest'altra donna sia. Solo ti prospetto... Che cosa? L'opportunità di una spiegazione fra Alessandra e te, ad un livello razionale, da adulti. E soprattutto tenere le cose su un piano di assoluta correttezza reciproca, di stile. Ma certo, babbo, Alessandra lo sa che sono qui solo. Un giorno verrà e parleremo. Incidentalmente, il corso della gravidanza di Alessandra è normalissimo, ringraziando il Dio. Ti prometto, babbo, metterò a posto tutto. E gli avvenimenti stessi metteranno a posto le cose. E tutto sarà fatto con molto stile. È assiomatico. Sei un tava. Scusi, la signorina Ersilia Partibon abita ancora al piano di sotto. Ho suonato varie volte il campanello, anche quello della porta accanto, ma la casa sembra assolutamente deserta. La signorina Ersilia Partibon abita qui sotto, ma credo sia andata in campagna adesso. Ah, ecco. Bene, grazie, mi scusi, eh. Ah, il mio nome è Marco Partibon. Tava. Io sono Tava, buonasera. Piacere. Lietissimo. Perché non entra? Posso offrirle qualcosa? Grazie. Tava, famiglia di ufficiali, no? Ho conosciuto l'attuale generale quando in guerra era colonnello, battaglia della Bainsizia. Quello era mio zio. Ah, suo zio. Si accomodi, prego. Ah, grazie. Vedo della grappa. Ho conosciuto anche il vecchio generale, diciamo meglio, il vecchissimo, dopo la guerra a Milano. Grazie. Mio nonno. Ah, ecco.
Suo nonno aveva creduto che mi volessi presentare a lui per strapparmi le medaglie dal petto e gettargliele in faccia. Avrei voluto dirgli, no, guardi, io non sono uno che compie gesti. Cosa avrà avuto allora, 90 anni, 100? Oh, è morto vecchissimo. Un'apparizione che sembrava uscita dalla primissima guerra del regno. Lei ha un modo russo di bere. Forse lei è troppo giovane per averlo anche soltanto veduto. Oh, bisnonni, bisavoli, zii militari. Me li confondo un po' tutti. E lei cosa fa? Oh, niente di serio. Sa com'è, tra un richiamo militare e l'altro va a finire che seguo anch'io, diciamo, la professione dei miei avi. Già. Lei mancava da Venezia da molto tempo, vero? Dal 19. E anche quella non fu che una brevissima visita. Proprio subito dopo tutto quell'altro orrore. E si figuri che ero ancora in uniforme. Lei vuol dire che si sta preparando un nuovo orrore per noi, vero? O forse qualcosa di peggio? Curiosamente, in certi momenti ho l'impressione che questa volta perlomeno non sia possibile l'orrore di tutte quelle frasi poetiche che hanno cercato di coprire il macello, le ingiustizie e le idiozie di allora. Questa volta è così chiaramente un delitto stupido, senza possibilità di trucchi, che... Ma lei mi dirà, l'orrore è tanto più grande appunto per quello. No, sa, io non sono uno che sa molto parlare. Sa che io credo di averla già vista in questi giorni? Per strada? Alle zattere? Ah, è possibile. E lei era con altre due persone, un ragazzo e una ragazza. Sì, andavamo da una nostra amica, Matilda Kraus. Ah, vede. Sa chi erano quelle altre due persone? Erano i suoi nipoti, George ed Elena. Io ho conosciuto solo il maggiore dei miei nipoti, Giuliano, ma era altro ancora così. Lei allora è amico loro, li conosce bene. Oh sì, rappresentano senza dubbio la parte più importante della mia vita. Ma pensi, io vado così d'impulso a cercare mia sorella, nessuno mi apre, mi intestardisco nella ricerca, salgo su e trovo lei. Vede? Vede come... spero che voglia cenare con me una di queste sere. Certo. Lei vive solo? Sì, da qualche tempo, vede, io sono sposato e... Un'altra volta mi racconterà, se ne avrà voglia. Mi piacerebbe poter incontrare i miei nipoti un giorno qui da lei. E sono sicuro che le cose avrebbero una straordinaria naturalezza. Elena è a Corniano. Sia lei che Giorgio sono qui spesso. Anche l'altro giorno erano qui a Venezia. Ma adesso non hanno più casa qui. Io non so dirle quanto sono contento di aver incontrato lei. La prima persona che vedo. Mi auguro di rivederla presto. Certo. Per ora lei sarà il solo a sapere che sono tornata a Venezia. Va bene? Va bene. Senta. Sì? Lei ha fama di uno che parte sempre. Tutta la sua vita di partenza, senza lasciare tracce. Ora non farà questo, vero? Mamma, sei tu. Sono arrivato adesso. Passo un attimo da Matilda e poi vengo a casa. Matilda è stata qui da noi fino a poco fa. Adesso ci sono i Partibon. I Partibon chi? Elena, Giorgio, Giuliano. Vieni, ti aspettano. Va bene, allora vengo subito. Ciao. Enrico, come va? Ti vedo pallido. Cosa si racconta di bello a Roma? Il solito. Niente di nuovo, niente di rassicurante. Ciao. Ma... Ah, che magnifica idea hai avuto. Adesso starai un po' di tempo con noi, vero? Enrico, latte o limone? Limone, grazie. E tu? Tu, Giuliano, come stai? Stavo raccontando le mie avventure militari. Non dimentichiamo poi di dire a Enrico che Giuliano ha piantato Claudia. Ah, l'hai poi piantata. Hai fatto bene, negli ultimi tempi era diventata una tale Nadia. Oh, mio, sì.
Sai, Valentina, ieri a Roma ho visto tuo fratello Teodoro. Giuliano, non dare il solito spettacolo di abbuffamento. La solita simpatica, eh? Brava Dora. No. Ecco, per la prima volta nella storia del nostro regno, beh, io penso che un ufficiale occupi la posizione giusta. Contro lo spionaggio. Dio mio, forse così è una parola un po' romanzese. Ma sei però... una spia. Sì. Ma sai che cos'è? In realtà è un servizio di informazioni. Starò dietro una scrivania. Conosco l'inglese, dovrò interrogare. Forse. Tu trovi? Ah, guarda, magari anche ti diverti. Non credo che mi divertirò molto. Così capisci. Ti ricordi? Quando ti sognavo ambasciatrice al mio fianco. Ti parlavo pomposamente di quelli che devono essere i doveri della moglie nella vita di un diplomatico. Tu mi lasciavi dire, sorridevi. Le mie aspirazioni ti sembravano così vuote, vero? Avevi ragione, sai. Anche a me adesso non importa più nulla. Perché, Enrico, non te ne importa più nulla? Che cosa ti è successo? È successo che non me ne importa più nulla. Tu giri sempre intorno alla stessa idea, vedi? In fondo non c'è niente di cambiato. Anzi, quel che c'è di cambiato rende le cose ancora più difficili. Ruggero mio, avevo tanta voglia da tanto tempo di essere sola con te. E tu vuoi andartene subito. Aspetto questa destinazione da un momento all'altro. Ero venuto soltanto a salutarti. L'Italia sta per entrare in guerra, non ci vuole molto a vederlo. E io un mucchio di cose da sistemare. Alessandra... Come sta? Cosa fa la cara Alessandra? È incinta, Matilda. Ma fammi il piacere. Ecco, vedi? Pare come se tu stessi parlando non di tua moglie, ma di qualche povera ragazza con la quale ti è successo il pasticcio. Sono sicura che invece se si trattasse di Elena... No, Ruggero, vedi, è che la tua vera famiglia sono i Partibon. Sono sicura che se mai Giorgio ed Elena riuscissero a trovare quel loro zio Marco, anche lui ti considererebbe subito uno della famiglia. No, ti prego, Matilda. Oh, no, Ruggero, Angelo, dolcezza, lasciami finire. Questa che ti dico è un'idea molto bella, ed è un'idea dei Partibon. Ossia che le parentele buone, quelle che veramente contano, non sono quelle vere. Sono quelle inventate. E devono essere così, anche se per caso sono vere. Devono avere quel tono di cose inventate. Ruggero. Oh, Ruggero mio, io volevo soltanto dirti che capisco Elena. Il suo amore per te. Di sempre. Così completo. Di un uomo come te una donna vorrebbe essere tutto. Figlia, madre, amante, sposa. Anche perché tu, che pure sei forte, in amore devi magari essere abbastanza straordinario. Sei anche un po' svagato, un po' tonto. Ti si vuol venire in aiuto. Ma che hai, Ruggero mio? Sembri angosciato. Oh, niente, Matilda. Nessuno mi può aiutare. Ciascuno deve aiutarsi da sé. O forse questa mia partenza risolverà le cose. Ciao a tutti. Ruggero. Ciao. Matilda. Ciao, Taro, come stai? Ciao. Te ne stavi già andando? Sono quasi di partenza, sai. Ho un mucchio di cose da... Perché ti sei messa questo vestito? Perché speravo di trovarti qui e so che ti piace. Perché voglio piacerti. È curioso, sai. Ma a me pare che se tu non mi avessi risposto così, sarei morto. Non mi dire, mi ero addormentata. Ti guardavo a dormire. Com'ero? Stavo pensando. Come sarebbe bello se fossimo marito e moglie. Ma certo, sarebbe molto bello. C'è una frase del re d'Italia tramandata in famiglia. Sua maestà. Dall'alto di un colle seguiva con il cannocchiale un'azione di guerra guidata con estremo coraggio da nostro zio Luigi. E disse... Certo che da un soldato come Tava non mi aspettavo di meno. Vedo dalla grappa. Tu
ci terresti molti complimenti del re. Ma va, pensavo così, il coraggio, il valore. Hai un modo russo di bere. Senti, in caso io dovessi partire... Non mi dire altro. Sappiamo già tutto, no? E poi ci rivedremo presto, no? Certo. Mi piace tanto la tua nuova pettinatura. Sei così bella. Adesso devo andare, sai? Anche tu sei tanto bella. Anche fra 10 anni ti vedrò sempre così. Tutto rasato in viso. Caro. Creatura santa. Bambino mio. E così capisci, Matilda? Ho l'impressione che le mie avventure militari siano finite prima di incominciare. Mi hanno messo nel servizio informazioni. Pare perché so da Dio l'inglese. Comunque non faccio niente. E se entreremo in guerra, non so cosa dovrò fare, ma questo so di sicuro. Ammazzare no. Beh, non hai idea che senso di respiro, di liberazione. Nota, Matilda, che Giuliano una volta era un gran patriota, pronto a tutto dare. Ora anche lui deve aver cominciato a capire che le nazioni, le famose patrie, sono usate dai nostri capi esclusivamente nel loro aspetto di associazione delinque. Ma Giorgio mio, ti prego, ti scongiuro, non dire queste cose. Anche i muri hanno orecchie. Oh, cari, venite, venite, vi prego. Enrico, caro, come stai? Ciao. Come si fa a venire a Venezia senza venirti a trovare, Matilda? Ma vi prego, volete bere qualcosa? Sono ospiti in casa nostra. Ce li avete tutti a Roma, mio zio Ermetto. Già, già, sono io a chiedere lo zio Gerardo. No, ma vi prego, accomodatevi, sedetevi, non state lì in piedi. Giorgio Partibon. Quello che voleva scappare a Parigi, a cercare di suo zio Marco, disfattista e anarcoide. Beh, in fondo potrebbe essere stata la fine giusta per Giorgiolino. Catturato nel tentativo di varcare clandestinamente il confine. Una bella raffica. No, non morto, ferito alle gambe. Giorgiolino catturato come un contrabbandiere. Ti fai delle idee piuttosto romantiche, Enzo. Non credevi che lo sapessimo, eh? Dai tuoi piani di fuga. E anche se ti riusciva, a cosa ti servirebbe? L'occupazione di Parigi da parte delle armate germaniche è questione di giorni, di ore. E dopo Parigi, Londra. E perché non vai a metterti a Londra allora? È suonata l'ora delle demoplutocrazie giudaiche. Per voi intellettualoidi borghesi rammolliti la scelta sarà o in prima linea o in galera. Ah, a proposito, l'altro giorno ho incontrato il Ruggerino Tava, l'amante di tua sorella, tutto bellino, in uniforme, sì, richiamato con tutti i comodi, Ma almeno lui va a farsi il suo dovere. E tu? Tu? T'ho già detto varie volte, Bulchi, che la sola guerra plausibile è quella contro te e i tuoi simili. Ma tu piuttosto... Non corri al fianco dei tuoi alleati nazisti per partecipare allo sbarco in Inghilterra? Sciocco. Mi dimenticavo che sei escluso dalle forze armate in quanto sei pederasta. Bada che ti gonfio di ceffoni. Prova. Io ti insulto appunto per costringerti al conflitto individuale. Uomo a... Uomo. Che vuoi fare? Il duellino. Lo vuoi fare tu adesso, visto che Ruggero è via, Basta, smettetela! Non impicciarti dei fatti miei. Prova a schiaffeggiarmi. Servo. Andiamo via, Enzo. Questo è un piccolo essere malato. Da eliminare con metodi giusti e legali. La cosa va discussa in ben altra sede. In altra sede. Guarda, Volke, ci troviamo quando vuoi. Al Lido. In un punto morto della spiaggia. Quello magari del tuo duello con Ruggero. E lì, senza esclusioni di colpi, combattiamo fino a che uno dei due chiede pietà. Fino a che uno dei due chiede pietà. O fino a che muore. Vuoi fino a che muore? Volchi, io sono pronto. All'ultimo sangue.
parli, parli. E che cosa serve, bambino mio? Bisogna mantenere la misura umana. Quando hai vicino a te una carogna, un focolaio di infezione, ecco, incominciare intanto da quello. Non sei rimasto con i tuoi cari amici, tu? Giorgio, tutto questo non ha senso. È come quando momenti strozzavi quel ragazzo nazista a Berlino. O come le tue fantasie di fuga clandestina. Ma dove vuoi andare? Che contatti hai? Bisogna crearli, i contatti. Non è concepibile, ad esempio, che mio zio Marco... Ecco, l'altra fantasia. Ma scusa, perché non essere pratici, invece? Giorgio, forse tu non valuti quanto noi Fassola contiamo in Italia. Ma io sì. C'è questa forza, questo potere, che può essere applicato in determinate situazioni. Bene, noi lo usiamo una sola, unica volta, per andarcene. Ma sì, missione ufficiale, coi timbri, coi visti a posto. Solo che invece non si torna più. Ma mentre si sta preparando questo piano si deve stare zitti. Non si dà corda ai nemici, specie alle frattaglie tipo Volchi. Ma ci si serve dei loro padroni, come mio zio Ermete. Per andarcene da questi paesi maledetti. Per mettere in atto quello che invece... Ma ho capito. Non credi di esserti spiegato già abbastanza chiaro? E allora? E allora niente. Perché vedi, Enrico, facendo le cose a modo tuo, non si rischia la vita. Ma per amore di chi vorresti rischiarla? Scusami tanto. Non lo so. Queste cose o le capisci o non c'è modo di spiegartele. Il regime dovrà trovare una nuova, totalitaria intransigenza. E me lo chiami un paese serio, questo? Un paese che lascia in libera circolazione i giudei e gli intellettuali ramolliti e disfattisti. Un paese che tollera ancora quella mezza cartuccia del re. Io sogno una repubblica fascista, totalitaria, nera, retta da uomini veramente capaci di violenza. Meglio che vai a vestirti, Enzo. Non dimenticarti che c'è la donata in piazza San Marco per ascoltare il discorso da Roma. C'è la donata in piazza per ascoltare il discorso da Roma. Ho saputo dal maggiordomo che l'eccellenza Fassola sta per arrivare a Venezia per ascoltare il discorso qui dalla sua città. Ermete? No, ma che te lo sogni? Lui sta a Roma, caro mio. Mi ha parlato per telefono un'ora fa. Quattro parole in tutto. Una brevità. Un distacco. Ah, sì. Mi ha mandato qua a Venezia, benissimo. Perché mi occupi dei suoi affari di famiglia, visto che suo fratello Augusto è completamente rimbecillito. Mi dà delle grosse... grossissime prove di fiducia. Già, ma in sostanza, adesso, qui siamo, come due cretini, in Palazzo Fassola, in questa Venezia di merda. Augusto non si muove più dalle sue stanze da letto, le donne non si sa dove sono, Enrico nemmeno. Beh, lo sai io che cosa faccio? Io mi faccio un bagno. Enzo, ma cosa stai facendo? Teodoro, te l'ho detto, un bagno! Beh, ma cosa fai? Non fa più a tempo andare in piazza, signor Conestabile. Allora ho pensato di mettere questo apparecchio qui. Combattenti di terra, mare e aria, amici neri della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate! Dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili.
La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. La parola d'ordine è una sola. Categorica e impegnativa per tutti. Essa già traslora ed accende i fuori dalle Alpi allo Scheringano. Vincere! Aspettavate. Sapete cosa faccio io domani mattina? Vado ad ordinarmi un mucchio di vestiti. E la completa era di Dio. Andrà tutto malissimo. Morte, distruzione, noia. Noia, noia. Infinita. 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 Brava, attenta. Dove vai? Da mio padre. Voi restate qui con me. Giorgio. Elena, non mi lasciate sola. Ora bisogna fare un programma preciso. Deciderò se sia il caso di aspettare notizie da Ermete o andare subito a Roma. Neanche tu credi a quello che stai dicendo. Camerati, camerati. Ma adesso vedrai. È come quando si va a un pranzo ufficiale. Viene il momento di mettersi a tavola e allora ti accorgi che lui, Ermete, è al centro e tu sei relegato in un angolo. Senti, va a dire a uno di quei camerieri rimbambiti di aprire delle bottiglie di champagne. Enrico mio, hai sentito anche tu cosa ha detto tuo zio Ermete al telefono? Il tuo posto è a Roma, o semmai più avanti in qualche sede estera. Non è al fronte. Un figlio io l'ho già perso. Enrico mio, prometti. Sì, papà. Come ti senti oggi? Io sono come morto, Enrico. L'altra volta, nel 15, sono andato volontario. Adesso mi sento, non so, come uno che ha perso la fede. Il mio paese entra in guerra e a me questo non sembra neanche un fatto vero, reale. Vorrei che qualcuno mi aiutasse a capire. Quando viene a Venezia, Ermete? Presto, papà. Tu intanto sta tranquillo. Prendi le tue medicine. Vinceremo, vinceremo. Enrico, non sapevamo neanche che fossi in casa. È una casa grande. A proposito, ha telefonato lo zio Ermete da Roma. Dice che fra due giorni sarà a Venezia. Gli ho fatto i tuoi saluti, mi ha detto che tu stia tranquillo e lo aspetti qui. Grazie. State comodi qui, no? Non sapevamo che eri in casa e ci siamo permessi di... Avete fatto benissimo. Se per voi è una festa. Caro Aladino, siamo aspettati dall'eccellenza Fassola. Avanti, avanti. Mi rifugio qui nello studio di Augusto per evitare i seccatori. Dimmi, Enzo. Atmosfera di vittoria, eh? C'è stato l'armistizio con la Francia, ora vedremo. Ma dimmi tu, Enzo, cosa hai combinato qui nel Veneto? Quasi mi vergogno, eccellenza, di scocciarti con queste sciocchezze in un momento simile. Ma le disposizioni tue erano di trattare con Maria Partibon. Sai, la ragazza del povero Massimo. Caro Massimo, splendido pilota.
circa la proprietà che volete intestare a lei a Corniano. Ora, io e Teodoro abbiamo sistemato le cose con la stessa interessata nel migliore dei modi. Per gli investimenti immobiliari che tu e Augusto state facendo qui a Venezia, tutto bene. Salvo la cosiddetta vecchia casa dei Partibon, che è ora proprietà di un vecchio conte veneziano folle, il quale si era impegnato con noi e adesso la vuol vendere non si sa chi. Ora, quello era un investimento ottimo e io trovo che... Buona cosa. Te ne occuperai tu, Enzo, con la tua solita abilità e poi riferirai a mio fratello. Altro? Hai un aspetto magnifico, eccellenza. L'aria delle Alpi ti ha fatto bene. Hai visitato il fronte, no? Sulle Alpi occidentali è stato breve, ma duro. È il ritornello di questi giorni. Occorrevano dei morti, pedine sul tavolo della pace. Un migliaio di uomini, pare, per non parlare dei congelati. È morto anche un ragazzo che abitava qui a Venezia. Sembra si sia comportato benissimo. Un nipote del generale Tava, famiglia di militari. Lo conoscevate? Ruggero Tava. Era un amico dei famigerati Partibon. La famiglia naturalmente sarà già stata avvertita, ma se voi conoscete amici suoi di qui... Avete sentito di Ruggero Tava? Sentito che cosa? Che è caduto al fronte. Lo sapevate, no? Non è vero. Cosa stai dicendo? Ma come non è vero? L'eccellenza Fassola l'ha saputo da Roma, dal generale Tava o da gente vicino a lui. Come potrebbe non essere vero? Beh, ma scusami, perché me la inventerei una cosa simile? Oh no, è vero. Quello che succede a me negativamente è perfetto. È la perfezione dell'orrore. Sempre c'è una specie di limbo dove la cosa destinata a me è già orrore anche prima di nascere. L'idea più assurda è che non sia finita anch'io insieme a lui. Vuoi che ti dia qualcosa di molto forte o un tè molto caldo? No, grazie Matilda. Soprattutto niente anestesia. Questa cosa bisogna viverla tutta quanta, punto per punto. E ci doveva essere anche questo orrore, che la notizia te la portasse questo essere immondo. Misura le parole, Partibon. Misurerò le parole, Bolchi. Anzi, esprimere esattamente quello che ho da dirti è forse l'unico modo per salvarmi dalla rabbia o dal crepacuore. Bolchi, considero te e i simili a te responsabili della morte di Ruggero Tava. Te lo ricordi il vostro duello? Tanti anni fa. Ecco, vedi? Nella lotta individuale, pulita, uomo a uomo, lui batteva te anche quando era poco più di un bambino. Ed ora ecco che la vostra associazione a delinquere, in un suo crimine collettivo, bruto, anonimo, è inutile, ha trovato il modo di ucciderlo. Mia sorella, Elena, questa notizia, chiunque sarebbe stato meglio, ma che a portargliela, tu, Bolchi maledetto, lurido, servo dei criminali nazisti! Thank you.
Sei impazzito. Quello è lo sfregio che doveva farti Ruggero Tava. Molti anni fa. Speriamo che ti rimanga. Delinquente. Delinquente, imbecille, malato. Che colpa ne ho io? Se muore l'amante di tua sorella, sono io a portarle la notizia. Proposita. Amore incestuosi. Ora. Ora dove andate, Per piacere. Sì, sì. Sì. Vado a farmi medicare questa ferita. Ma ti ripescheremo, Giorgio, non aver paura! Volchi, lo sai. Sono sempre a tua disposizione. All'ultimo sangue. Rimanete qui adesso. Vi tengo qui con me, a casa mia. No, grazie, Matilde. Io credo che andrò su da mia zia Ersilia. Non andrò a pieno di sopra. Io me lo ricordo ancora, sai. Proprio su questo tavolo qui, che lei ha fatto rimettere al suo posto, c'era il registro per le firme. E ho firmato anch'io, sai, quella volta che è mancata la mamma sua. Beh, ecco, tutto fatto. Grazie, notaio Cerutti. Grazie di tutto. Questa è la chiave di sotto. E questa qua è quella di sopra. Andiamo a dare un'occhiata di sopra? No, grazie. Tornerò più tardi per conto mio. Beh, lei conosce bene la casa. Non è cambiata niente, sa. Ma certo che ha scelto un gran brutto momento per tornare a vivere qua. Cantano tanto vittoria per questo armistizio con la Francia. Ma per me la faccenda è appena incominciata. Vede dunque che io sono tornato al momento giusto. Buonasera. Mi scusi, io cercavo il signor Ruggero Tava. Il marchese Ruggero Tava era mio figlio. E pensi, noi Tava abbiamo parenti dappertutto, specie in Francia. Mio figlio, il marchese Ruggero, è caduto proprio combattendo i francesi. Evidentemente un francese, magari un parente, lo ha ucciso. Ma mi perdono. Questa è la mia nuora, la marchesa Alessandra. È la vedova di mio figlio Ruggero. Veramente io... Il mio nome è Marco Partibon. Sono lo zio di Elena e Giorgio. Lei conosceva da molto Ruggero? No. No. Ma anche quel breve tempo mi dà diritto di partecipare al vostro dolore. Il mio nome è Marco Partibon. Ah? Ersilia. Ersilia. Non mi riconosci? Sono Marco, tuo fratello. Sì, sì. Sì, ti ho riconosciuto subito, sì. Sì, mamma, ma mi par di sognare. Vieni, vieni. Vieni. Ecco. Vedi, Marco, questa è la mamma. E il ritratto che le ha fatto tuo fratello Paolo. Lo ricordavo benissimo. Immaginavo che l'avresti messo qui da te. Giorgio. Giorgio. Elena dov'è? E non sta molto bene, di là col dottor Moscato che la sta esaminando. Ah, Tullio Moscato? È ancora lui il nostro medico di famiglia. Ah, sì, sì. E ha curato la mamma fino all'ultimo, sai, con tanto amore. E tu non c'eri. E allora? Ti ho tanto cercato, sai. Manuela mi ha detto tutto dal vostro incontro a Berlino. Mi ha parlato molto di te. Ti vuole molto bene. Io volevo addirittura tentare di venire in qualche modo a Parigi. Cercarti là. No, no, Giorgio. Adesso bisogna rimanere qui, in Italia. Elena! Sei esattamente come ti immaginavo, zio Marco. Ti abbiamo aspettato tanto, sai. E adesso capiti qui tu, finalmente. Marco, che cosa straordinaria che tu sia ritornato adesso.
Rimarrai fra noi, vero? Sai, c'è molto bisogno di uno come te in momenti così orrendi. E Elena come sta? Beh, vedremo. Senti, ma tu questi ragazzi qui è la prima volta che li vedi in vita tua, vero? È come se ci fossimo sempre conosciuti. Vi do del Marsala. Intanto sediamoci e parliamo uno alla volta, perché sennò qui si muore. E poi in questi giorni li ho visti qualche volta per strada, alle zattere. Ma come sapevi chi eravamo? Ho girato molto per la città e poi a un certo punto sono venuto qua in questa casa. Ho suonato il campanello di Ersilia, non c'era nessuno. E allora ho chiesto informazioni al piano di sopra e così ho conosciuto Ruggero Tava. Siamo subito diventati amici. Lo sai che Ruggero è morto al fronte? Sì, sì, lo so, Giorgio, so tutto. No, forse non sai tutto. Eravamo da Matelda con Elena qui. E questa notizia che la poteva distruggere gliela porta a Volchi, un lurido individuo tutto disposto a sorridere. Allora non ci ho visto più e l'ho preso come per il collo, come con quel ragazzo a Berlino. Manuela ti avrà detto, io a volte faccio cose così, divento una bestia come loro. Ma Ruggero non era così. Era il meglio di tutti noi e se n'è andato senza nessunissima ragione. Tua sorella è molto più coraggiosa di te. Ma è chiaro che la morte di Ruggero Tava è una ferita che non si chiuderà mai. Né per te, né per nessun altro deve chiudersi mai. E Tava non è che il primo. Perlomeno fra la gente più vicina a noi. Dio, questa tragedia è senza senso. Anche le tue non sono che parole, Tullio. Ci vorrà altro che parole. O pianti. Ersilia, smettila di fifottare, vieni qua. Ho da darti una buona notizia. Ho ricomprato la nostra vecchia casa, qua, a Venezia. Oh! Si ricostruisce il focolare domestico. No. Viviamo sempre come sull'orlo di un abisso. Magari la casa finirà distrutta dalle bombe. Magari tutta Venezia finirà distrutta. Ma finché starà in piedi ci abiteremo. Averti tutti del mio ritorno. Ci vedremo tutti là, nella vecchia casa. Sei anche Guido? No, non è venuto. Oh, meno male. Lo so che più tardi anche Tullio Moscato voleva passare di qua. E la cosa sarebbe imbarazzante, non si guardano più in faccia. Vuol partire volontario per l'Africa. Oh, se fossi in te non farei neppure finta di crederci. Ti ricordi che anche l'altra volta dicevo lo stesso? E ha continuato semplicemente perché tu gli davi corda. Che cosa dovevo fare? Oh, eccola qua la bambina. Ma come mai siete già tutti qui? Ah, è naturale. Ha combinato tutto lui. Perfettamente nel tuo stile, eh. E di lui è sempre stato un sorprendente. E tu? Sei di una bellezza più straordinaria del consueto. Chi l'avrebbe mai detto? Ci si riunisce di nuovo qui dopo quel giorno del funerale. Anche voi siete qua. Quel connestabile, un essere così poco gradevole, ti assicuro. Dice di essere in podestà. Se si esclude che Paolo l'ha buttato giù dalle scale, no, non credo che a Corniano ci siano molti fatti precisi contro di noi. Insomma, Marco, vieni più presto che puoi. A Corniano tutti ti aspettano da 20 anni. E ogni giorno di questi 20 anni abbiamo pensato a te. Signor Paolo, il pranzo in tavola. Anche tu sei qui. Il mio posto è vicino a Elena. E poi a Corniano bisognerà trasferire tutte le nostre tombe, vero Marco? Non per il problema delle tombe, perché dice che abbiamo un certo margine di tempo, nonostante tutto. Andiamo, ragazzi, il pranzo è pronto. Oh, finalmente. Peccato che non ci siano qui anche le tue. Ho un desiderio incredibile di vedere Manuela. Invidio Giorgio che la conosce. Chissà il tempo che passerà prima che ci si possa riunire tutti. La famiglia, tutto si sparpaglia talmente per il mondo. La nostra, per varie ragioni, sta diventando una famiglia sempre più inconsueta. Con questo massacro in corso si pensa ai bambini futuri come a gente che verrà allevata dalle donne. Ma a volte i bambini allevati solo dalle donne vengono su benissimo. Goethe, per esempio. Anche Tolstoi, caro. Oh, ecco qua. Ma all'apparenza deve essere magnifico questo bisogno. Bravo, bravo. Sì, ecco, adesso tu. Dalla. Parti lì. Considerate come se vi parlassi dal letto di morte.
Su, Augusto. Da un paio di settimane sei in gamba al tuo posto, a Roma. Non so, Ermeto. Ma adesso promettetemi che andrete dai parti voi. Sì, ti sei già promesso, papà. Anche tu, Ermeto. La tua posizione, il tuo prestigio. Ma sì, certo, certo. Tra noi e Partibò, nel corso di tanti e tanti anni, ci sono stati dei rapporti sbagliati. Per colpa mia. Ora è tornato anche Marco. Ha detto cose ingiuste su di lui. E Paolo. Voglio che sappia, Paolo, come sono felice di saperlo là, nel suo vecchio studio. Vedete? Non è che io volessi fare loro uno sfregio quando tentai di comprare quella che era sempre stata la loro vecchia casa. Anzi era perché io quella casa l'ho sempre amata. Era come magica per me. Non stancarti a parlare, papà. Faremo tutto noi. Anzi, ho proprio voglia di rivederla, la vecchia casa dei Partibon. Enrico, parla a Elena. Ma, eccoli qua. Enzo, ma cosa ti sei messo a fare? I duellini come gli studenti di una volta? No, eccellenza, è che mi sono attaccato con quel vermiciattolo delinquente di Giorgio Partibon. Partibon? Sì, gliene ho date un fracco. Il figlio del pittore? Degno figlio di quel vecchio rincoglionito. Ma lo conosco io questo Partibon? Ma sì che lo conosci. Poi adesso lo vedrai. Te ne abbiamo parlato, eccellenza. È quel pazzoide che voleva scappare a fare il disfattista in terra nemica. C'è tutto un tipo di giovani piuttosto sospetti. Anche a Padova si raccontano cose abbastanza sinistre su certi giovani. Attività sovversive, ricostruzioni clandestine di gruppi già spazzati via dal regime. Ceffoni, e se non bastano qualche salutare annetto di galera per schiarirgli le idee. State dicendo delle cose gravissime. Ma tu, Enzo, hai il tuo nuovo posto che ti aspetta a Berlino. E per te, Teodoro, ci sarà qualcosa di più interessante a Roma. Non occupatevi più di queste faccende veneziane. Venezia è una città un po' particolare. Siamo intesi? Ordini tuoi e tanto basta, eccellenza. Buona cosa. Intanto a questo Partibon parlerò un po' io. Lo metteremo in riga. Gli daremo una bella strigliatina. Sei contento? Addio. Ma che strigliata. Impiccati agli alberi. La vera violenza. In questo campo Ermete ti delude un po', vero? Ermete è la persona che amo di più al mondo. Che piacere, eccellenza. Come sta Augusto? Vi porto i suoi saluti. Non sta bene, ma mi prega di dirti, Paolo, che è felice di saperti nel tuo vecchio studio. Grazie. Tu sei Marco, vero? In Italia non ti si vedeva da tempo, ma mi ricordo benissimo. Sempre più bella. Come ti capisco. Ma anche te ti conosco. Dovevi sempre riferirmi su quel tuo viaggio in Germania. Tu chi sei esattamente? Sono Giorgio Partibon. Buona cosa, buona cosa. Tu sei quello che si è picchiato con l'amico Bolchi, no? Eh no, semmai Bolchi è proprio il nemico. Cioè? Spiegami. Lui è più vecchio di me. Fin da quando ero piccolo lo vedevo indossare le camicie nere col teschio per terrorizzare i deboli. Il mio desiderio è stato quello di bloccarlo, costringerlo al corpo a corpo. Caspita. Lo sai che mi interessa parlare a uno come te? Tu cosa fai? Lo studente. E naturalmente hai rimando militare per finire gli studi. Ma dopo quest'anima di guerra, cosa ti piacerebbe fare?
Guerra no. Bisognerà occuparsi, diciamo così, di politica. Lasceremo un'eredità grave. Eredità? Nulla. Assolutamente nulla. Il vuoto più assoluto. Le dirò di più. La nostra unica speranza è di poter iniziare un giorno da zero. Da quel vuoto. Caspita. Caspita. No, tu fai le cose troppo facili. Tu sei quello che voleva andare a Parigi, no? E cosa credi di trovarci lì o in qualsiasi altro posto? Cosa vuoi? Il mondo unito, l'abolizione delle patrie. Voglio la fine delle turlupinature. Il giorno in cui saranno distrutti gli sfruttatori mascherati da patrioti. Te lo sogni quello. Te lo sogni. Non credere che io non abbia i miei dubbi. Nell'altra guerra sono andato aviatore a 16 anni. E questa volta tu non ci crederai, ma la cosa che desidero di più è tornare di nuovo a fare l'aviatore e farlo sul serio. Anonimamente. Perché allora, lasciate i dubbi, lasciate le scorie, se soli, in questa manifestazione di valore, di coraggio allo stato puro. La cosa d'artista, in fondo, bella e inutile, come un bel oggetto. Credo di aver capito il tuo tipo, Partibò. Tu sei uno di quelli che aspetta il Messia. A Bolchi piacerebbe metterti in galera. E magari ci finirai in galera. Cosa vuoi fare? Lo vuoi aspettare lì il Messia che venga a liberarti? E poi vedrai che il Messia arriva, va molto più d'accordo con Bolchi che con te. Non mi permetto di aggiungere, più con Bolchi che con me. Starei delle ore a parlare con te. Ma dove si sarà cacciato Enrico? No, Enrico no. Ancora parli della fuga con te, ma non ricordi cosa ti ha detto Giorgio. E poi come puoi pensare ancora a volermi? Io porterò sempre dentro a me Ruggero. Non mi ami veramente, sai. Tu cerchi l'esistenza in altri, magari anche nei dolori di altri. Così non funziona, Enrico. Scusami, io potrei venire con te così, senza disgusto e senza gioia. Ma non è questo che tu vuoi, Enrico. Allora, Enrico, ti lascio qui? No, zia Ermete. Vengo a Roma, con te. Vai, Enrico, caro, vai a Roma. Non li capirò mai, Partibò. Non capirò mai che cosa ti fa. Mai fa niente. Niente per loro. È il più brutto giorno della mia vita. Così vengo a Roma con te, zio Mede. Tutti a Roma. Posti importanti. Diplomatico di carriera. Sì, ma questo ancora. Robetta. Vedrai cosa riuscirò a fare io. Perché io veramente non credo più a niente, capisci? Incannerò tutti. Approfitterò di tutti. Diventerò padrone dell'Italia io. Se non impazzisco. Ecco, la porta era così mezzo aperta. Sono entrato per salutarla e mi sono trovato solo accanto a lei quando è morta. Quel sorriso. Ora non ho dubbi. Pensava a te. Perché sei voluto tornare proprio nella sua casa? Perché non potrei sopportare l'idea che tutto sia morto. Il mio rapporto con lei è stata la cosa più viva, più violentemente viva. Un giorno alla Pozzano una ragazza mi ha mostrato dove vi siete detti addio l'ultima volta. No. No, nel 19, durante la mia ultima visita a Venezia, ci incontrammo un attimo, inevitabilmente, faccia a faccia in una calle stretta. E io borbottai: come va, mamma? La sua memoria di me doveva essere rimasta quella del ragazzo ribelle, straniero. E invece, per un attimo mi guardò con un sorriso come d'orgoglio,
di tenerezza, di disperazione. Giovane come non l'avevo mai visto. E mi disse: ti sei fatto proprio un bell'uomo. Sai, ma anche da morto pareva tornato giovane. Dicono che succede. Ti accorgi che ne parliamo tutti e due come di una donna che abbiamo amato? Ci sono i Tava. Tu ed io siamo dello stesso anno, credo. Ma a scuola t'ho visto pochissimo. Io la scuola a un certo punto l'ho piantata, sai. Ho avuto molte occasioni di pensare a te in tempi recenti, come puoi ben supporre. Ora siamo veramente travolti da cose molto più grandi di noi, vero? Sicché un'armonia, un accordo tra noi è perfettamente concepibile. Mi piacerebbe tanto che tu venissi alla cerimonia per Ruggero. Ci sarà anche lo zio, il generale Tava. Non contare su di me, Alessandra. Ci consideri amici. Credo. Anche Ruggero ne sarebbe contento. Sa cosa? Le faccio il ritratto. I miei figli non hanno mai parlato molto con me, ma noi siamo fatti così. E io ho sempre sentito che fra Ruggero e la mia Elena ci deve essere stato un meraviglioso amore. Poco fa, 24 ore di licenza, sai, la mia guerra è dietro una scrivania. Già. Già. Sta facendo il ritratto, il suo studio, tutto come 20 anni fa. Fino a un certo punto, Ersilia. Ti vuole tua sorella. Come stai? Benissimo. Adesso è sicuro, sai. È confermato. Sono incinta. Elena! Sarà senza dubbio un maschio. Solo dovrà portare il mio cognome. E allora, sai, come nome proprio gliene voglio mettere uno doppio. Ruggero Tava. Ruggero Tava Partibò. Suona bene. E speriamo che nel 1960, quando avrà più o meno l'età nostra, trovi un mondo un po' meno scombussolato di questo. Se sopravviveremo, ben inteso. Lui dovrà sopravvivere ad ogni costo e lottare per un mondo migliore di quello che abbiamo trovato noi. Quando dico quello là, quel Remete Fassola, che l'unica nostra speranza è di iniziare un giorno da zero, lui mi dice che siamo degli illusi, che i veri volchi trionferanno sempre. No. Questo non può essere. Bisogna che tutte le disgrazie, le ingiustizie, gli orrori di adesso e quelli che verranno, bisogna che non ce li dimentichiamo mai. Mai. Mai, 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 mai. Thank you.
Anche voi siete qua. Quel connestabile, un essere così poco gradevole, ti assicuro. Dice di essere in podestà. Se si esclude che Paolo l'ha buttato giù dalle scale, no, non credo che a Corniano ci siano molti fatti precisi contro di noi. Insomma, Marco, vieni più presto che puoi. A Corniano tutti ti aspettano da 20 anni. E ogni giorno di questi 20 anni abbiamo pensato a te. Signor Paolo, il pranzo è in tavola. Anche tu sei qui. Il mio posto è vicino a Elena. E poi a Corniano bisognerà trasferire tutte le nostre tombe, vero Marco? Non per il problema delle tombe, perché dire che avevo un certo margine di tempo, nonostante tutto. Andiamo, ragazzi, il pranzo è pronto. Oh, peccato che non ci siano qui anche le tue. Ho un desiderio incredibile di vedere Emanuela. Invidio Giorgio che la conosce. Chissà il tempo che passerà prima che ci si possa riunire tutti. La famiglia. Tutto si sparpaglia talmente per il mondo. La nostra, per varie ragioni, sta diventando una famiglia sempre più inconsueta. Con questo massacro in corso si pensa ai bambini futuri come a gente che verrà allevata dalle donne. Ma a volte i bambini allevati solo dalle donne vengono su benissimo. Goethe, per esempio. Anche Tolstoi, caro. Oh, ecco qua. Ma all'apparenza deve essere magnifico questo risotto. Bravo, bravo. Sì, perché? Parti lì? Considerate come se vi parlassi dal letto di morte. Su, su, Augusto. Da un paio di settimane sei in gamba al tuo posto, a Roma. Non so, Ermete. Ma adesso promettetemi che andrete dai parti voi. Sì, ti sei già promesso, papà. Anche tu, Ermete. La tua posizione, il tuo prestigio. Ma sì, certo, certo. Tra noi e parti voi, nel corso di tanti e tanti anni, ci sono stati dei rapporti sbagliati. Per colpa mia. Ora è tornato anche Marco. Ha detto cose ingiuste su di lui. E Paolo. Voglio che sappia Paolo come sono felice di saperlo là, nel suo vecchio studio. Vedete, non è che io volessi fare loro uno sfregio quando tentai di comprare quella che era sempre stata la loro vecchia casa. Anzi era perché io quella casa l'ho sempre amata. Era come magica per me. Non stancarti a parlare, papà. Faremo tutto noi. No, ma vi prego, accomodatevi, sedetevi, non state lì in piedi. Giorgio Partibon. Quello che voleva scappare a Parigi, a cercare di suo zio Marco, disfattista e anarcoide. Beh, in fondo potrebbe essere stata la fine giusta per Giorgiolino. Catturato nel tentativo di varcare clandestinamente il confine. Una bella raffica. No, non morto, ferito alle gambe. Giorgiolino catturato come un contrabbandiere. Ti fai delle idee piuttosto romantiche, Enzo. Non credevi che lo sapessimo, eh? Dei tuoi piani di fuga. E anche se ti riusciva, a cosa ti servirebbe? L'occupazione di Parigi da parte delle armate germaniche è questione di giorni, di ore. E dopo Parigi, Londra. E perché non vai a metterti a Londra, allora? È suonata l'ora delle democratizzazioni giudaiche. Per voi intellettualoidi borghesi rammolliti, la scelta sarà o in prima linea o in galera. Ah, a proposito, l'altro giorno ho incontrato il Ruggerino Tava, l'amante di tua sorella, tutto bellino, in uniforme, sì, richiamato con tutti i comodi, Ma almeno lui va a farsi il suo dovere. E tu? Tu? T'ho già detto varie volte, Bulky, che la sola guerra plausibile è quella contro te e i tuoi simili. Ma tu piuttosto, non corri al fianco dei tuoi alleati nazisti per partecipare allo sbarco in Inghilterra? Sciocco. Mi dimenticavo che sei escluso dalle forze armate in quanto sei pederasta. Bada che ti gonfio di ceffoni. Prova.
Io ti insulto appunto per costringerti al conflitto individuale. Uomo a... Uomo? Che vuoi fare? Il duellino? Lo vuoi fare tu adesso, visto che Ruggero è via, eh? Basta, smettetela! Non impicciarti dei fatti miei! Prova a schiaffeggiarmi. Servo. Andiamo via, Enzo. Questo è un piccolo essere malato. Da eliminare con metodi giusti e legali. La cosa va discussa in ben altra sede. In altra sede? Guarda, Volk, ci troviamo quando vuoi. Al Lido. In un punto morto della spiaggia. Quello magari del tuo duello con Ruggero. E lì, senza esclusioni di colpi, combattiamo fino a che uno dei due chiede pietà. Fino a che uno dei due chiede pietà. O fino a che muore. Vuoi fino a che muore? Volk, io sono pronto. All'ultimo sangue. Vado a farmi medicare questa ferita. Ma ti ripescheremo, Giorgio, non aver paura! Volk, lo sai, sono sempre a tua disposizione, all'ultimo sangue. Scusami. Rimaniti qui adesso. Li tengo qui con me, a casa mia. No, grazie, Matilde. Io credo che andrò su da mia Zirsilia. Non andrò a pieno di sopra. Io me lo ricordo ancora, sai. Proprio su questo tavolo qui, che lei ha fatto rimettere al suo posto, c'era il registro per le firme. E ho firmato anch'io, sai, quella volta che è mancata la mamma sua. Beh, ecco, tutto fatto. Grazie, notaio Cerutti. Grazie di tutto. Questa è la chiave di sotto. E questa qua è quella di sopra. Andiamo a dare un'occhiata di sopra? No, grazie. Tornerò più tardi per conto mio. Beh, lei conosce bene la casa. Non è cambiata niente, sa. Ma certo che ha scelto un gran brutto momento per tornare a vivere qua. Cantano tanto vittoria per questo armistizio con la Francia. Ma per me la faccenda è appena incominciata. Vede dunque che io sono tornato al momento giusto. Buonasera. Mi scusi, io cercavo il signor Ruggero Tava. Il marchese Ruggero Tava era mio figlio. E pensi, noi Tava abbiamo parenti dappertutto, specie in Francia. Mio figlio, il marchese Ruggero, è caduto proprio combattendo i francesi. Evidentemente un francese, magari un parente, lo ha ucciso. Ma mi perdono. Questa è la mia nuora, la marchesa Alessandra. È la vedova di mio figlio Ruggero. Veramente io... Il mio nome è Marco Partibon. Sono lo zio di Elena e Giorgio. Lei conosceva da molto Ruggero? No. No. Ma anche quel breve tempo mi dà diritto di partecipare al vostro dolore. Il mio nome è Marco Partibon. Ah? Ersilia. Ersilia. Non mi riconosci? Sono Marco, tuo fratello. Sì, sì. Sì, ti ho riconosciuto subito, sì. Sì, mamma, ma mi par di sognare. Ci consideri amici. Credo. Anche Ruggero ne sarebbe contento. Sa cosa? Le faccio il ritratto. I miei figli non hanno mai parlato molto con me, ma noi siamo fatti così. E io ho sempre sentito che fra Ruggero e la mia Elena ci deve essere stato un meraviglioso amore.
poco fa. 24 ore di licenza. Sai, la mia guerra è dietro una scrivania. Già. Già. Sta facendo il ritratto. Il suo studio. Tutto come 20 anni fa. Fino a un certo punto, Ersilia. Ti vuole tua sorella. Come stai? Benissimo. Adesso è sicuro, sai. È confermato. Sono incinta. Elena! Sarà senza dubbio un maschio. Solo dovrà portare il mio cognome. E allora sai, come nome proprio gliene voglio mettere uno doppio. Ruggero Tava. Ruggero Tava Partibò. Suona bene. E speriamo che nel 1960, quando avrà più o meno l'età nostra, trovi un mondo un po' meno scombussolato di questo. Se sopravviveremo, ben inteso. Lui dovrà sopravvivere ad ogni costo e lottare per un mondo migliore di quello che abbiamo trovato noi. Quando dico quello là, quel Remete Fassola, che l'unica nostra speranza è di iniziare un giorno da zero, lui mi dice che siamo degli illusi, che i veri volchi trionferanno sempre. No, questo non può essere. Bisogna che tu te le discreta. Presto, papà. Tu intanto sta tranquillo. Prendi le tue medicine. Vinceremo, vinceremo. Enrico, non sapevamo neanche che fossi in casa. E... è una casa grande. A proposito... ha telefonato lo zio Ermete da Roma. Dice che fra 2 giorni sarà a Venezia. Gli ho fatto i tuoi saluti, mi ha detto che tu stia tranquillo e lo aspetti qui. Grazie. State comodi qui, no? Non sapevamo che eri in casa e ci siamo permessi di... Avete fatto benissimo. Se per voi è una festa. Caro Aladino, siamo aspettati dall'eccellenza Fassola. Avanti, avanti. Mi rifugio qui nello studio di Augusto per evitare i seccatori. Dimmi, Enzo. Atmosfera di vittoria, eh? C'è stato l'armistizio con la Francia, ora vedremo. Ma dimmi tu, Enzo, cosa hai combinato qui nel Veneto? Quasi mi vergogno, eccellenza, di scocciarti con queste sciocchezze in un momento simile. Ma le disposizioni tue erano di trattare con Maria Partibon. Sai, la ragazza del povero Massimo. Caro Massimo, splendido pilota. Circa la proprietà che volete intestare a lei a Corniano. Ora, io e Teodoro abbiamo sistemato le cose con la stessa interessata nel migliore dei modi. E per gli investimenti immobiliari che tu e Augusto state facendo qui a Venezia, tutto bene. Salvo la cosiddetta vecchia casa dei Partibon, che è ora proprietà di un vecchio conte veneziano folle, il quale si era impegnato con noi e adesso la vuol vendere non si sa chi. Ora, quello era un investimento ottimo e io trovo che... buona cosa, buona cosa. Te ne occuperai tu, Enzo, con la tua solita abilità e poi riferirai a mio fratello. Altro? Hai un aspetto magnifico, eccellenza. L'aria delle Alpi ti ha fatto bene. Hai visitato il fronte, no? Sulle Alpi occidentali è stato breve, ma duro. È il ritornello di questi giorni. Occorrevano dei morti, pedine sul tavolo della pace. Un migliaio di uomini, pare, per non parlare dei congelati. È morto anche un ragazzo che abitava qui a Venezia. Sembra si sia comportato benissimo. Un nipote del generale Tava, famiglia di militari. Lo conoscevate? Ruggero Tava. Era un amico dei famigerati Partibon. La famiglia naturalmente sarà già stata avvertita, ma se voi conoscete amici suoi di qui... Avete sentito di Ruggero Tava? Sentito che cosa? Che è caduto al fronte. Lo sapevate, no? Non è vero. Cosa stai... Tornerò più tardi per conto mia. Beh, lei conosce bene la casa. Non è cambiata niente, sa. Ma certo che ha scelto un gran brutto momento per tornare a vivere qua. Cantano tanto vittoria per questo armistizio con la Francia. Ma per me la faccenda è appena incominciata. Vede dunque che io sono tornato... al momento giusto. Mm.
Buonasera. Mi scusi, io cercavo il signor Ruggero Tava. Il marchese Ruggero Tava era mio figlio. E pensi, noi Tava abbiamo parenti dappertutto, specie in Francia. Mio figlio, il marchese Ruggero, è caduto proprio combattendo i francesi. Evidentemente un francese, magari un parente, lo ha ucciso. Ma mi perdoni. Questa è la mia nuora, la marchesa Alessandra. È la vedova di mio figlio Ruggero. Veramente io... Il mio nome è Marco Partibon, sono lo zio di Elena e Giorgio. Lei conosceva da molto Ruggero? No, no. Ma anche quel breve tempo mi dà diritto di partecipare al vostro dolore. Il mio nome è Marco Partibon. Ah? Ersilia. Ersilia. Non mi riconosci? Sono Marco, tuo fratello. Sì, sì. Sì, ti ho riconosciuto subito, sì. Sì, mamma, non mi par di sognare. Vieni, vieni. Vieni. Ecco. Vedi, Marco, questa è la mamma. E il ritratto che le ha fatto tuo fratello Paolo. Lo ricordavo benissimo. Immaginavo che l'avresti messo qui da te. Giorgio. Giorgio. Elena dov'è? E non sta molto bene, di là col dottor Moscato che la sta esaminando. Ah, Tullio Moscato? È ancora lui il nostro medico di famiglia. Ah, sì, sì. E ha curato la mamma fino all'ultimo, sai, con tanto amore. E tu non c'eri. E allora? Ti ho tanto cercato, sai. Manuela mi ha detto tutto dal vostro incontro a Berlino. Mi ha parlato molto di te. Ti vuole molto bene. Io volevo addirittura tentare di venire in qualche modo a Parigi. Cercarti là. No, no, Giorgio. Adesso bisogna rimanere qui, in Italia. Elena! Servo dei criminali razzisti! Che doveva farti Ruggero Tava. Molti anni fa. Speriamo che ti rimanga. Delinquente. Delinquente imbecille malato. Che colpa ne ho io? Se muore l'amante di tua sorella, sono io a portarle la notizia. Proposità. Amore incestuosi. Ora. Ora dove andate, eh? Per piacere. Sì, sì. Sì. Vado a farmi medicare questa ferita. Ma ti ripescrivo, Giorgio, non aver paura! Volchi, lo sai, sono sempre a tua disposizione, all'ultimo sangue. Scusami. Rimanere qui adesso. Li tengo qui con me, a casa mia. No, grazie, Matilde. Io credo che andrò su da mia zia Ersilia. Non andrò a pieno di sopra.
Io me lo ricordo ancora, sa. Proprio su questo tavolo qui, che lei ha fatto rimettere al suo posto, c'era il registro per le firme. E ho firmato anch'io, sa, quella volta che è mancata la mamma sua. Beh, ecco, tutto fatto. Grazie, notaio Ceruzzi. Grazie di tutto. Questa è la chiave di sotto. E questa qua è quella di sopra. Andiamo a dare un'occhiata di sopra? No, grazie. Tornerò più tardi per conto mio. Beh, lei conosce bene la casa. La signorina Ersilia Partibon abita ancora al piano di sotto. Ho suonato varie volte il campanello, anche quello della porta accanto, ma la casa sembra assolutamente deserta. La signorina Ersilia Partibon abita qui sotto, ma credo sia andata in campagna adesso. Ah, ecco. Bene, grazie, mi scusi, eh. Ah, il mio nome è Marco Partibon. Tava. Io sono Tava, buonasera. Piacere. Lietissimo. Perché non entra? Posso offrirle qualcosa? Grazie. Tava, famiglia di ufficiali, no? Ho conosciuto l'attuale generale quando in guerra era colonnello, battaglia della Bainsizia. Quello era mio zio. Ah, suo zio. Si accomodi, prego. Grazie. Bevo della grappa. Ho conosciuto anche il vecchio generale, diciamo meglio, il vecchissimo, dopo la guerra a Milano. Grazie. Mio nonno. Ah, ecco. Suo nonno aveva creduto che mi volessi presentare a lui per strapparmi le medaglie dal petto e gettargliele in faccia. Avrei voluto dirgli, no, guardi, io non sono uno che compie gesti. Cosa avrà avuto allora, 90 anni, 100? Oh, è morto vecchissimo. Un'apparizione che sembrava uscita dalla primissima guerra del regno. Lei è un modo russo di bere. Forse lei è troppo giovane per averlo anche soltanto veduto. Oh, bisnonni, bisavoli, zii militari. Me li confondo un po' tutti. E lei cosa fa? Oh, niente di serio. Sa com'è tra un richiamo militare e l'altro? Va a finire che seguo anch'io, diciamo, la professione dei miei avi. Già. Lei mancava da Venezia da molto tempo, vero? Dal 19. E anche quella non fu che una brevissima visita. Proprio subito dopo tutto quell'altro orrore. E si figuri che ero ancora in uniforme. Lei vuol dire che si sta preparando un nuovo orrore per noi, vero? O forse qualcosa di peggio? Curiosamente, in certi momenti ho l'impressione che questa volta perlomeno non sia possibile l'orrore di tutte quelle frasi poetiche che hanno cercato di coprire il macello, le ingiustizie e le idiozie di allora. Questa volta è così chiaramente un delitto stupido, senza possibilità di trucchi, che... Ma lei mi dirà l'orrore tanto più grande appunto per quello. No, sa. Io non sono uno che sa molto parlare. Sa che io credo di averla già vista in questi giorni? Per strada? Alle zattere? Ah, è possibile. E lei era con altre due persone, un ragazzo e una ragazza. Sì, andavamo da una nostra amica, Matilda Kraus. Vede. Sa chi erano quelle altre due persone? Erano i suoi nipoti, Giorgio ed Elena. Ah. Io ho conosciuto solo il maggiore dei miei nipoti, Giuliano, ma era altro ancora così. Lei allora è amico loro, li conosce bene. Oh, sì. Rappresentano senza dubbio la parte più importante della mia vita. Certo. Mi piace tanto la tua nuova pettinatura. Sei così bella. Adesso devo andare, sai. Anche tu sei tanto bello. Anche fra 100 anni ti vedrò sempre così. Tutto rasato in viso. Caro. Creatura santa. Bambino mio. E così capisci, Matilda? Ho l'impressione che le mie avventure militari siano finite prima di incominciare. Mi hanno messo nel servizio informazioni. Pare perché so da Dio l'inglese. Comunque non faccio niente. E se entreremo in guerra, non so cosa dovrò fare, ma questo so di sicuro. Ammazzare no. Beh, non hai idea che senso di respiro, di liberazione. Nota, Matilda, che Giuliano una volta era un gran patriota, pronto a tutto dare. Ora anche lui deve aver cominciato a capire che le nazioni, le famose patrie, sono usate dai nostri capi esclusivamente nel loro aspetto di associazione delinque. Ma Giorgio mio, ti prego, ti scongiuro, non dire queste cose. Anche i muri hanno orecchie. Oh, cari, venite, vi prego. Enrico, caro, come stai? Ciao. Come si fa a venire a Venezia senza venirti a trovare, Matilda? Ma vi prego, volete bere qualcosa? Sono ospiti in casa nostra. Ce li mettete a Roma, mio zio Ermetto. Già, sono io a chiedere lo zio Gerardo. No, ma
vi prego, accomodatevi, sedetevi, non state lì in piedi. Giorgio Partibon. Quello che voleva scappare a Parigi, a cercare di suo zio Marco, disfattista e anarcoide. Beh, in fondo potrebbe essere stata la fine giusta per Giorgiolino. Catturato nel tentativo di varcare clandestinamente il confine. Una bella raffica. No, non morto, ferito alle gambe. Giorgiolino catturato come un contrabbandiere. Ti fai delle idee piuttosto romantiche, Enzo. Non credevi che lo sapessimo, dei tuoi piani di fuga. E anche se ti riusciva, a cosa ti servirebbe? L'occupazione di Parigi da parte delle armate germaniche è questione di giorni, di ore. E dopo Parigi, Londra. E perché non vai a metterti a Londra, allora? È suonata l'ora delle demoplutocrazie giudaiche. Per voi intellettualoidi borghesi rammolliti, la scelta sarà o in prima linea o in galera. Ah, a proposito, l'altro giorno ho incontrato il Ruggerino Tava, l'amante di tua sorella, tutto bellino, in uniforme, sì, richiamato con tutti i comodi, Ma almeno lui va a farsi il suo dovere. E tu? Tu? All'eccellenza Fassola. Avanti, avanti. Mi rifugio qui nello studio di Augusto per evitare i seccatori. Dimmi, Enzo. Atmosfera di vittoria, C'è stato l'armistizio con la Francia, ora vedremo. Ma dimmi tu, Enzo, cosa hai combinato qui nel Veneto? Quasi mi vergogno, eccellenza, di scocciarti con queste sciocchezze in un momento simile. Ma le disposizioni tue erano di trattare con Maria Partibon. Sai, la ragazza del povero Massimo. Caro Massimo, splendido pilota. Circa la proprietà che volete intestare a lei a Corniano. Ora, io e Teodoro abbiamo sistemato le cose con la stessa interessata nel migliore dei modi. E per gli investimenti immobiliari che tu e Augusto state facendo qui a Venezia, tutto bene. Salvo la cosiddetta vecchia casa dei Partibon, che è ora proprietà di un vecchio conte veneziano folle, il quale si era impegnato con noi e adesso la vuol vendere non si sa chi. Ora, quello era un investimento ottimo e io trovo che... Buona cosa. Te ne occuperai tu, Enzo, con la tua solita abilità e poi riferirai a mio fratello. Altro? Hai un aspetto magnifico, eccellenza. L'aria delle Alpi ti ha fatto bene. Hai visitato il fronte, no? Sulle Alpi occidentali è stato breve, ma duro. È il ritornello di questi giorni. Occorrevano dei morti, pedine sul tavolo della pace. Un migliaio di uomini, pare, per non parlare dei congelati. È morto anche un ragazzo che abitava qui a Venezia. Sembra si sia comportato benissimo. Un nipote del generale Tava, famiglia di militari. Lo conoscevate? Ruggero Tava. Era un amico dei famigerati Partibon. La famiglia naturalmente sarà già stata avvertita, ma se voi conoscete amici suoi di qui... Avete sentito di Ruggero Tava? Sentito che cosa? Che è caduto al fronte. Lo sapevate, no? Non è vero. Cosa stai dicendo? Ma come non è vero? L'eccellenza Fassola l'ha saputo da Roma, dal generale Tava o da gente vicino a lui. Come potrebbe non essere vero? Ma scusa, ma perché me la inventerei una cosa simile? Oh no, è vero. Quello che succede a me negativamente è perfetto. La perfezione dell'orrore. Sempre c'è una specie di limbo dove la cosa destinata a me è già orrore anche prima di nascere. L'idea più assurda è che non sia finita anch'io insieme a lui. Vuoi che ti dia qualcosa di molto forte o un tè molto caldo? No, grazie Matilda. Soprattutto niente anestesia. Questa cosa bisogna viverla tutta quanta. Punto. Non mi dire, mi ero addormentata. Ti guardavo dormire. Com'ero? Stavo pensando. Come sarebbe bello se fossimo marito e moglie. Ma certo, sarebbe molto bello. C'è una frase del re d'Italia tramandata in famiglia. Sua maestà.
dall'alto di un colle seguiva con il cannocchiale un'azione di guerra guidata con estremo coraggio da nostro zio Luigi. E disse: certo che da un soldato come Tava non mi aspettavo di meno. Vedo dalla grappa. Tu ci terresti molti complimenti del re. Ma va. Pensavo così. Il coraggio, il valore. Hai un modo russo di bere. Senti, in caso io dovessi partire... Non mi dire altro. Sappiamo già tutto, no? E poi ci rivedremo presto, no? Certo. Mi piace tanto la tua nuova pettinatura. Sei così bella. Adesso devo andare, sai? Anche tu sei tanto bello. Anche fra 10 anni ti vedrò sempre così. Tutto rasato in viso. Caro. Creatura santa. Bambino mio. E così capisci, Matilda. Ho l'impressione che le mie avventure militari siano finite prima di incominciare. Mi hanno messo nel servizio informazioni. Pare perché so da Dio l'inglese. Comunque non faccio niente. E se entreremo in guerra, non so cosa dovrò fare, ma questo so di sicuro. Ammazzare no. Beh, non hai idea che senso di respiro, di liberazione. Nota, Matilda, che Giuliano una volta era un gran patriota, pronto a tutto dare. Ora anche lui deve aver cominciato a capire che le nazioni, le famose patrie, sono usate dai nostri capi esclusivamente nel loro aspetto di associazione delinque. Giorgio mio, ti prego, ti scongiuro, non dire queste cose. Anche i muri hanno orecchie. Oh, cari, venite, venite, vi prego. Enrico, caro, come stai? Ciao. Come si fa a venire a Venezia senza venirti a trovare, Matilda? Ma vi prego, volete bere qualcosa? Sono ospiti in casa nostra. Ce li mettete a Roma, mio zio Ermetto. Già, già, sono io a chiedere lo zio Gerardo. No, ma vi prego, accomodatevi, sedetevi, non state lì in piedi. Giorgio Partibon. Quello che voleva scappare a Parigi, a cercare di suo zio Marco, disfattista e anarcoide. Beh, in fondo potrebbe essere stata la fine giusta per Giorgiolino. Catturato nel... Ore, Paolo Partibon, quella che è morta quasi 2 anni fa, pace l'anima sua, poveretta, era tanto una signora distinta. Lei viene da Roma, vero? Lo domando perché l'altra settimana sono venuti 2 signori da Roma che gli interessava la casa per comprarla. Hanno detto che li mandava il ministro Fasola. Lei non sa dove... Sa quello che è tanto fascista. I signori Partibon, i giovani, sa dove abitano adesso? Credo che sono andati a stare in campagna. A Venezia è restata solamente la signorina Ersilia, che è sempre stata ad abitare a casa sua, a San Lio. Che tu voglia fare il tuo dovere, Ruggero, è ovvio, è scontato, sei un Tava. I sentimenti poi non si discutono. Ma di cosa mi stai parlando? In sostanza, perché sei venuto a trovarmi dopo tanto tempo? Scambio di idee, valutazione obiettiva delle cose. Ora sei in congedo temporaneo, non è escluso che tuo zio generale Tava ci abbia messo una parola. Perché tu possa approfittarne, mettere a posto i tuoi affari privati prima di un nuovo richiamo alle armi. È assiomatico. Tua moglie se ne sta per conto suo in quanto sa che hai una liaison con un'altra donna. Non ti chiedo neppure chi quest'altra donna sia. Solo ti prospetto... Che cosa? L'opportunità di una spiegazione fra Alessandra e te, ad un livello razionale, da adulti. E soprattutto tenere le cose su un piano di assoluta correttezza reciproca, di stile. Ma certo, babbo, Alessandra lo sa che sono qui solo. Un giorno verrà e parleremo. Incidentalmente, il corso della gravidanza di Alessandra è normalissimo, ringraziando il Dio. Ti prometto, babbo, metterò a posto tutto. E gli avvenimenti stessi metteranno a posto le cose. E tutto sarà fatto con molto stile. È assiomatico. Sei un Tava. Thank you.
conclusa, mia. Vuoi rimanere qui adesso? Vi tengo qui con me, a casa mia. No, grazie, Matilde. Io credo che andrò su da mia zia Ersilia. Non andrò a pieno di sopra. Io me lo ricordo ancora, sa. Proprio su questo tavolo qui, che lei ha fatto rimettere al suo posto, c'era il registro per le firme. E ho firmato anch'io, sa, quella volta che è mancata la mamma sua. Beh, ecco, tutto fatto. Grazie, notaio Ceruti. Grazie di tutto. Questa è la chiave di sotto. E questa qua è quella di sopra. Andiamo a dare un'occhiata di sopra? No, grazie. Tornerò più tardi per conto mio. Beh, lei conosce bene la casa. Non è cambiata niente, sa. Ma certo che ha scelto un gran brutto momento per tornare a vivere qua. Cantano tanto vittoria per questo armistizio con la Francia. Ma per me la faccenda è appena incominciata. Vede dunque che io sono tornato al momento giusto. Buonasera. Mi scusi, io cercavo il signor Ruggero Tava. Il marchese Ruggero Tava era mio figlio. E pensi, noi Tava abbiamo parenti dappertutto, specie in Francia. Mio figlio, il marchese Ruggero, è caduto proprio combattendo i francesi. Evidentemente un francese, magari un parente, lo ha ucciso. Ma mi perdoni. Questa è la mia nuora, la marchesa Alessandra. È la vedova di mio figlio Ruggero. Veramente io... Il mio nome è Marco Partibon, sono lo zio di Elena e Giorgio. Lei conosceva da molto Ruggero? No, no. Ma anche quel breve tempo mi dà diritto di partecipare al vostro dolore. Il mio nome è Marco Partibon. Ah? Ersilia. Ersilia. Non mi riconosci? Sono Marco, tuo fratello. Sì, sì. Sì, ti ho riconosciuto subito, sì. Sì, mamma, ma mi par di sognare. Vieni, vieni. Vieni. Ecco. Vedi, Marco, questa è la mamma. E il ritratto che le ha fatto tuo fratello Paolo. Lo ricordavo benissimo. Ho girato molto per la città e poi a un certo punto sono venuto qua in questa casa. Ho suonato il campanello di Ersilia, non c'era nessuno. E allora ho chiesto informazioni al piano di sopra e così ho conosciuto Ruggero Tava. Siamo subito diventati amici. Lo sai che Ruggero è morto al fronte? Sì. Sì, lo so, Giorgio, so tutto. No, forse non sai tutto. Eravamo da Matilda con Elena qui. E questa notizia che la poteva distruggere gli era porta a volchi, un lurido individuo tutto disposto a sorridere. Allora non ci ho visto più e l'ho preso come per il collo come con quel ragazzo a Berlino. Manuela ti avrà detto, io a volte faccio cose così, divento una bestia come loro. Ma Ruggero non era così. Era il meglio di tutti noi e se n'è andato senza nessunissima ragione. Tua sorella è molto più coraggiosa di te. È chiaro che la morte di Ruggero Tava è una ferita che non si chiuderà mai. Né per te, né per nessun altro deve chiudersi mai. E Tava non è che il primo, perlomeno fra la gente più vicina a noi. Dio, questa tragedia è senza senso. Anche le tue non sono che parole, Tullio. Ci vorrà altro che parole. O pianti. Ersilia, smettila di pivottare, vieni qua. Ho da darti una buona notizia. Ho ricomprato la nostra vecchia casa, qua, a Venezia. Oh! Si ricostruisce il focolare domestico. No. Viviamo sempre come sull'orlo di un abisso. Magari la casa finirà distrutta dalle bombe. Magari tutta Venezia finirà distrutta. Ma finché starà in piedi ci abiteremo. Avverti tutti del mio ritorno. Ci vedremo tutti là, nella vecchia casa. C'è anche Guido? No, non è venuto. Oh, meno male. Lo so che più tardi anche Tullio Moscato voleva passare di qua. E una cosa sarebbe imbarazzante, non si guardano più in faccia.
Vuol partire volontario per l'Africa. Oh, se fossi in te non farei neppure finta di crederci. Ti ricordi che anche l'altra volta diceva lo stesso? E ha continuato semplicemente perché tu gli davi corda. Che cosa dovevo fare? Oh, eccola qua la bambina. Ma come mai siete già tutti qui? Ah, è naturale. Ha combinato tutto lui. Perfettamente nel tuo stile, eh? E di lui è sempre stato un sorprendente. E tu? Sei di una bellezza più straordinaria del consueto. Chi l'avrebbe mai detto? Ci si riunisce di nuovo qui dopo quel giorno del funerale. Anche voi siete qua. Quel connestabile, un essere così poco gradevole, ti assicuro. Dice di essere in podestà. Se si esclude che Paolo l'ha buttato giù dalle scale, no, non credo che a Corniano ci siano molti fatti precisi contro di noi. Insomma, Marco, vieni. Che doveva farti Ruggero Tava molti anni fa. Speriamo che ti rimanga. Delinquente. Delinquente imbecille malato. Che colpa ne ho io? Se muore l'amante di tua sorella, sono io a portarle la notizia. Proposita. Amore incestuosi. Ora. Ora dove andate, eh? Per piacere. Sì, sì. Sì. Vado a farmi medicare questa ferita. Ma ti ripescheremo, Giorgio, non aver paura! Volchi, lo sai, sono sempre a tua disposizione, all'ultimo sangue. Scusami. Rimanere qui adesso. Li tengo qui con me, a casa mia. No, grazie, Matilde. Io credo che andrò su da mia zia Ersilia. Non andrò a pieno di sopra. Io me lo ricordo ancora, sa. Proprio su questo tavolo qui, che lei ha fatto rimettere al suo posto, c'era il registro per le firme. E ho firmato anch'io, sa, quella volta che è mancata la mamma sua. Beh, ecco, tutto fatto. Grazie, notaio Cerutti. Grazie di tutto. Questa è la chiave di sotto. E questa qua è quella di sopra. Andiamo a dare un'occhiata di sopra? No, grazie. Tornerò più tardi per conto mio. Beh, lei conosce bene la casa. Non è cambiata niente, sa. Ma certo che ha scelto un gran brutto momento per tornare a vivere qua. Cantano tanto vittoria per questo armistizio con la Francia. Ma per me la faccenda è appena incominciata. Vede dunque che io sono tornato al momento giusto. Buonasera. Mi scusi, io cercavo il signor Ruggero Tava. Il marchese Ruggero Tava era mio figlio. E pensi, noi Tava abbiamo parenti dappertutto, specie in Francia. Mio figlio, il marchese Ruggero, è caduto proprio combattendo i francesi. Evidentemente un francese, magari un parente, lo ha ucciso. Ma mi perdono. Questa è la mia nuora, la marchesa Alessandra. È la vedova di mio figlio Ruggero. Anche quello della porta accanto, ma la casa sembra assolutamente deserta. La signorina Ersilia Partibona abita qui sotto. Ma credo sia andata in campagna adesso. Ah, ecco. Bene, grazie, mi scusi, eh. Ah, il mio nome è Marco Partibon. Tava. Io sono Tava, buonasera. Piacere. Lietissimo. Perché non entra? Posso offrirle qualcosa? Grazie. Tava, Tava. Famiglia di ufficiali, no? Ho conosciuto l'attuale generale quando in guerra era colonnello, battaglia della Bainsizia. Quello era mio zio. Ah, suo zio. Si accomodi, prego. Ah, grazie. Vedo della grappa. Ho conosciuto anche il vecchio generale, diciamo meglio, il vecchissimo, dopo la guerra a Milano. Grazie. Mio nonno. Ah, ecco. Suo nonno aveva creduto che mi volessi presentare a lui per strapparmi le medaglie dal petto e gettargliele in faccia. Avrei voluto dirgli, no, guardi, io non sono uno che compie gesti
Cosa avrà avuto allora? 90 anni, 100? Oh, è morto vecchissimo. Un'apparizione che sembrava uscita dalla primissima guerra del regno. Lei è un modo russo di bere. Forse lei è troppo giovane per averlo anche soltanto veduto. Oh, bisnonni, bisavoli, zii militari. Me li confondo un po' tutti. E lei cosa fa? Oh, niente di serio. Sa com'è tra un richiamo militare e l'altro? Va a finire che seguo anch'io, diciamo, la professione dei miei avi. Già. Lei mancava da Venezia da molto tempo, vero? Dal 19. E anche quella non fu che una brevissima visita. Proprio subito dopo tutto quell'altro orrore. E si figuri che ero ancora in uniforme. Lei vuol dire che si sta preparando un nuovo orrore per noi, vero? O forse qualcosa di peggio? Curiosamente, in certi momenti ho l'impressione che questa volta perlomeno non sia possibile l'orrore di tutte quelle frasi poetiche che hanno cercato di coprire il macello, le ingiustizie e le idiozie di allora. Questa volta è così chiaramente un delitto stupido, senza possibilità di trucchi, che... Ma lei mi dirà l'orrore tanto più grande appunto per quello. No, sa, io non sono uno che sa molto parlare. Sa che io credo di averla già vista in questi giorni? Per strada? Alle zattere? Ah, è possibile. E lei era con altre due persone, un ragazzo e una ragazza. Sì, andavamo da una nostra amica, Matilda Kraus. Ah, vede. Sa chi erano quelle altre due persone? Erano i suoi nipoti, George ed Elena. Io ho conosciuto solo il maggiore dei miei nipoti, Giuliano, ma era altro ancora così. Lei allora è amico loro, li conosce bene. Oh sì, rappresentano senza dubbio la parte più importante della mia vita. Ma pensi, io vado così d'impulso a cercare mia sorella, nessuno mi apre, mi intestardisco nella ricerca.